Sono risalita sul monte Pirchiriano, 962 metri, per raggiungere la Sacra di San Michele, un luogo molto misterioso che è stato costruito tra il 983 e il 987 d.C. Per celebrare un luogo che era sacro sin dal Neolitico, perché qui sono stati trovati dei menhir, poi è stato sacro durante l'epoca dei Romani. Ed era sacro sicuramente anche per i Celti. Infatti, non è un caso che questo monte in origine si chiamava Porcarianum, il monte dei porci, vicino tra l'altro al monte Musinè, dedicato quindi all'asino, e un monte dedicato alle capre. Per capire la simbologia sacra di questi animali, basta pensare che sulla facciata della cattedrale di Certo. Chartres c'è una scrofa che tesse a fianco ad un asino che sta suonando la lira. Un monte quindi dedicato ai maiali, e non è assolutamente un caso perché il simbolo dei druidi è proprio un cinghiale. Il luogo in cui si trova questa sacra è esattamente a metà nell'asse che unisce Mont Saint-Michel con Sant'Angelo sul Gargano. Infatti questo monte si trova esattamente in una delle famose ley lines, cioè le linee sincroniche, le linee energetiche dove passano i canali di energia. Questa sacra si trova in una linea chiamata di San Michele che unisce Gerusalemme, Mont Saint-Michel, la Sacra di San Michele, Sant'Angelo sul Gargano e altri luoghi in Cornovaglia e in Irlanda. Molto interessante poi la storia della costruzione di questo luogo che è stato fortemente voluto da Gerbertus d'Aurillac, che era nato ad Auvergne, in Francia, luogo di maghi e di maghe. Lui era un profondo conoscitore delle scienze, dell'alchimia, aveva studiato dagli arabi e si era persino convertito come musulmano pur di poter accedere alle conoscenze degli arabi. Lo stesso Gerbertus, che poi divenne Papa Silvestro II, era stato lui stesso tacciato di stregoneria, era stato accusato di fare incantesimi e atti stregoneschi e per questo motivo era stato anche scomunicato. E era poi diventato l'educatore di quello che poi divenne Ottone III. Ci sono 243 gradini per raggiungere la sacra, 3 elevato a 5, tutta la simbologia infatti è molto importante sia dal punto di vista numerico che per i decori in questo luogo. Quello che sto andando a cercare sono alcuni decori molto particolari che riguardano la sacralità femminile che ci sono in questa sacra. Mi trovo adesso di fronte al portale dello zodiaco che ha una serie di decori profondamente significanti dal punto di vista simbolico, tra cui dei capitelli che valgono il mio viaggio. Questi sono decori che contengono dei messaggi esoterici, quindi che sono visibili a tutti, ma anche di tipo esoterico, non sono cioè decifrabili in maniera immediata, bisogna avere una sorta di preparazione per poterli comprendere. Non a caso le scritte qui nei lati delle colonne specificano proprio che osservi quest'opera chi ne capisce il valore. Non sono quindi semplici decori. Qui in questa colonna troviamo ad esempio la sirena bicaudata. La sirena bicaudata che sta in questa colonna qui sopra di me ha tutto il significato del passaggio dal paganesimo al cristianesimo. Infatti questi esseri, metà donna e metà con la coda come di un drago, di un serpente, riecheggiano il significato simbolico fortemente legato alla sacralità femminile del serpente.
poi trasmutato in drago. Il serpente infatti è un animale simbolico fortemente legato al femminile e alla sacralità femminile, sia perché ha la sua legame con la ciclicità, il serpente cambia pelle ciclicamente, quindi è sempre stato associato a un simbolo di ciclicità. Inoltre ha una doppia valenza, così come le antiche dee erano portatrici di vita e di morte, il serpente col suo veleno può essere una cura, così come può essere un veleno che dà la morte. Il serpente quindi era fortemente legato al potere sacro femminile e così come era sacro è stato poi demonizzato col cristianesimo. Ecco che questo simbolo bicaudata viene infatti associato a una sorta di ammonimento al non peccare, quindi qualcosa di comunque negativo legato al male, mentre in antichità aveva proprio un altro significato. È molto interessante che si siano continuati a tenere certi simboli e quando proprio non si riuscivano a debellare hanno continuato a tenerli, ma dandogli un altro significato che andasse bene, insomma, al cristianesimo. L'altra figura enormemente interessante per me è quella che c'è in un altro capitello che è legata a due donne che stanno allattando due serpenti, quindi sempre ritorna l'elemento simbolico del serpente e del femminile. Ecco che tutti i simboli dello zodiaco, in questi due lati del portale, vanno a concludersi con una figura femminile che sembra proprio generare, partorire tutto. Serpente, quindi simbolo di saggezza che trae nutrimento dal femminile. Quindi molto presente l'elemento simbolico del femminile, della sua potenza generatrice e creatrice, della sua valenza duplice di bene e male, vita e morte, e del suo potere che è stato poi annientato, ma qui in qualche modo conservato.